Ecco, vede, lei ha mai visto dei contadini che guardano con attenzione gli alberi per vedere se mettono le gemme? Sì o no, me lo dica. Ebbene, i contadini che guardano con attenzione le gemme degli alberi, perché lo fanno? Per rendersi conto che esorta una nuova stagione, comincia la primavera. E dicono, dunque, quindi proporzionano alla stagione nuova tutti i loro lavori, le loro provvidenze, eccetera. Ora, il Vangelo lo dice con molta chiarezza questa cosa. Coloro che hanno interesse a meditare sulla storia e quindi anche sulla politica, perché la storia è l'indicatrice della politica, dà la direzione alla politica, cosa devono fare per essere degli uomini responsabili, è vero, per avere una meditazione seria? Devono in qualche maniera scrutare i segni dei tempi per sapere qual è la stagione nella quale la storia è entrata. Orbene, questo concilio è uno dei segni più caratteristici della storia presente e futura del mondo. Perché? Perché non si tratta, diciamo così, di un problema di tecnica religiosa soltanto, della liturgia, no? È qualche cosa di più profondo. È la prima gemma, per così dire, che spunta nell'albero della storia nuova e che indica una cosa certa. Primo, che la guerra non si farà. Secondo, che la pace e l'unità del mondo fra tutte le nazioni sarà, anche se faticosamente, sarà costruita nel corso dei secoli e dei millenni che verranno. E l'indice, al tempo stesso, è il lievito, la forza vitale in qualche maniera di questa costruzione della pace, di questa costruzione dell'unità di tutti i popoli, non solo quelli cristiani, tutti i popoli della terra. L'indice, il lievito, la forza vitale è appunto costituito da questo movimento misterioso della unità della famiglia cristiana che ha nel concilio il suo strumento. Quindi mi pare che gli uomini politici, gli uomini che hanno una responsabilità culturale, che sono, insomma, in ogni caso guida e capitani della barca della storia, devono con estrema attenzione guardare questo fatto, perché, ripeto, non è un fatto di tecnica puramente religiosa, cioè esterna, liturgia, no, è un fatto che concerne il destino futuro, millenario della storia del mondo. 6 luglio 1967, le forze nigeriane invadono la regione orientale della Nigeria, nota come Biafra. Il conflitto scoppia dopo che il Biafra, abitato in prevalenza da popolazioni Igbo, ha proclamato l'indipendenza dal governo centrale di Lagos. Ogni